Dopo aver ricevuto la bandiera verde per la spiaggia a misura di bambino da parte dei pediatri italiani, Bovalino caratterizza ancora di più i suoi tratti di rispetto ambientale. Ieri pomeriggio la posa del pesce mangiaplastica. L'obiettivo naturale è quello di sensibilizzare, specialmente i più giovani, al rispetto ambientale. Soddisfatto il primo cittadino Vincenzo Maesano. È una bellissima iniziativa che abbiamo voluto insieme ad ANAS, per questo ringraziamo il presidente della Vicina Ardore, cioè Gianfranco Sorbara, ma anche i rappresentanti provinciale, nazionale e regionale di ANAS, perché il fatto di mettere sui nostri lungomari o comunque nei posti più visibili dei nostri territori un pesce mangiaplastica cosiddetto, ma un qualcosa che possa contenere per il riciclo alcuni materiali, quali quelli più dannosi come la plastica, cioè, e che possono essere riutilizzati, penso che sia un risultato non soltanto dal punto di vista ambientale fondamentale, ma anche dal punto di vista sociale, e perché voglio dire ha una sua funzione rieducativa. All'iniziativa sono anche intervenuti il presidente dell'associazione ANAS di Ardore, Gianfranco Sorbara, il presidente del consiglio comunale di Bovalino, Filippo Musitano, e il vice sindaco del comune, Cinzia Cataldo. E abbiamo realizzato un progetto, crediamo, insomma, positivo per il territorio e che possa dare il proprio piccolo contributo nella campagna di educazione civica ambientale che tanto serve. In cosa consiste questo progetto? In questi giorni siamo appena stati ad Ardore, per esempio, insieme alla dottoressa Mulè, al commissario prefettizio, abbiamo posizionato un pesce, il cosiddetto pesce mangiaplastica, sulla spiaggia di Ardore. Uno lo stiamo posizionando in questo momento a Bovalino. Nei giorni successivi la sede è appunto rappresentata dal dottore Riccardo Docchi Pinti e oggi qui da Salvatore posizionerà un terzo pesce mangiaplastica nel comune di Bagnara Calabra e tre funghi in tre paesi di montagna che sono stati individuati in Careri, Canalo e Delianova. Questo vuole essere un piccolo aiuto, insomma, anche all'amministrazione, un piccolo segnale che la nostra associazione che si occupa di tante cose, noi facciamo inclusione sociale, manifestazioni, corsi di formazione e tanto altro, aiutiamo le fasce più fragili del territorio, ma abbiamo immaginato anche questo progetto che cura l'aspetto ambientale, perché le spiagge nostre sono bellissime, spesso magari o per mancanza di gestelli o per mancanza anche forse di civiltà di alcuni, troviamo spesso delle bottiglie di plastica o altre cose sulla spiaggia. Quindi noi indurremo il cittadino a dire: guardate, potete anche fare questo piccolo gesto, qualche metro in più, e depositare qua la plastica che poi l'azienda, di concerto ovviamente con l'amministrazione comunale, oggi siamo qui a Bovalino e ringraziamo il dottore, l'avvocato Maesano e tutta l'amministrazione che ha, diciamo, sposato questa idea. Quindi, di concerto con l'amministrazione, poi verranno svuotati di volta in volta. Speriamo che venga utilizzato secondo coscienza, sia dal punto di vista, sia nel senso di continuare a differenziare, ma soprattutto a non inserire in questo contenitore dei sottoscarti, degli scarti di differenziata che non siano idonei allo scopo, perché è importante che solamente la plastica differenziata entri in questo contenitore, anche perché dopo verrà registrato quanto il quantitativo che verrà recuperato e poi si darà quindi in questo senso un segnale di informativo certo, un dato certo di quella che è la capacità di differenziazione di questo strumento. Sì, questo oggi è un altro importante passo verso il miglioramento della raccolta differenziata che già Bovalino ha già raggiunto importanti risultati, se pensiamo che in poco tempo abbiamo superato il 50%. Questo è un altro, ripeto, un altro passo importante ed è stato fatto anche grazie alla sinergia, in questo caso con l'associazione ANAS, quindi a dimostrazione che il lavoro di gruppo può portare ad importanti risultati. L'installazione di questo mangiaplastica qui è proprio, come diceva anche Filippo, per sensibilizzare sempre più a differenziare, ad effettuare una raccolta differenziata corretta. Questo non soltanto a tutela, principalmente a tutela dell'ambiente, sicuramente, ma anche del paese e insomma, di tutti i cittadini.